Ciao bella gente e benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi ho deciso di condividere con voi una cosa nuova e diversa. Finalmente è arrivato il caldo, finalmente si possono ritirare la roba invernale e quindi ho deciso di condividere con voi questa tecnica che sinceramente non è mia, l'ho trovata su dei siti che stavo guardando più o meno. Ovviamente per chi ha i sacchetti che può metterli sottovuoto e quindi questo video non gli servirà tantissimo, ma per quanto riguarda le persone che non hanno i sacchetti sottovuoto, quindi questo video fa per voi. Allora, ho cercato di provare questa tecnica che praticamente ritirare tutta la roba invernale mettendola dentro un sacchetto e poi dopo usando la spirapolvere, la spirapolvere direttamente per metterlo sottovuoto, e quindi volevo proprio vedere se effettivamente questa tecnica funziona, se effettivamente i vestiti rimangono sottovuoto, non proprio per toglierli ma più che altro per trovare spazio dove lasciarli. E quindi al primo impatto ha funzionato abbastanza, ero molto felice del risultato. Preparando gli altri sacchetti, purtroppo ho notato che, purtroppo ovviamente non ha funzionato, quindi entra l'aria e i sacchetti si gonfiano, non rimangono proprio sottovuoto. E quindi ho creato una tecnica che vi piacerà tantissimo e funziona veramente bene. E la troverete più avanti nel video. Come vedete i sacchetti si gonfiano, quindi ho deciso di creare questa cosa qua, non so come, che nome darle. Allora, ho preso dei bidoni dell'acqua di 5 litri all'incirca, ho tagliato la parte superiore e ho passato l'accendino per togliere i parti appuntiti, come vedete. Come vedete la boccuccia ha la stessa dimensione del tappo e quindi funziona abbastanza bene. Sono molto soddisfatta della mia creazione. Thank you.
Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, spero che vi è piaciuta la mia invenzione. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video o se vi piace questo video, lasciatemi un like, un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao bella gente!